E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero che anche oggi abbiate apprezzato la sigla. Per chi mi sta guardando su YouTube e si sta chiedendo quale sigla, la risposta è: dovevate seguirmi su Twitch, perché nel conto alla rovescia per la partenza del live, prima della partenza del live, sto tirando fuori delle perle musicali che valgono tutta la diretta. Scherzi a parte, siamo qui nell'ultimo live della settimana con Bitcoin che finalmente mostra di nuovo i muscoli. Se fino a pochi giorni fa sembrava volesse ritracciare, sembrava aver di nuovo perso la struttura rialzista, tanto da indurmi ancora ad aprire la mia copertura short, adesso già è lì che me la sta per far chiudere. Ma il gioco è un po' questo: bisogna stare dietro al mercato e lo sappiamo che è spesso molto volatile e cambia idea molto facilmente. L'importante è avere un piano per seguirlo. Perché sto dicendo questo? Perché quello che appunto era iniziato con le sembianze di un inizio ritracciamento con due candeloni rossi, un falso breakout, la perdita di un supporto, insomma uno scenario che era tutto fuorché bello, nel giro di poco tempo ha cambiato completamente le sembianze, i connotati, e addirittura adesso ha le sembianze di una accumulazione notevole, cosa che qualora si dovesse rivelare lo scenario reale, quello di accumulazione, caspita, porrebbe una base solida per un altro pump dei suoi. Però prima di farci prendere dall'entusiasmo, facciamo un passo indietro, perché dobbiamo analizzare per bene quali sono i livelli da tenere sotto controllo, le possibilità operative che uno scenario del genere ci dà, insomma tutte le nostre considerazioni importanti per approcciare al meglio una situazione di questo tipo. Questo però lo facciamo nella nostra parte dedicata all'analisi dei grafici, perché adesso invece partiamo con due o tre notizie, due o tre piccoli insight che vi ho preparato, e poi mi butto a pesce sulle vostre domande, che è la parte a cui tengo di più, perché siete sempre carichissimi ultimamente e quindi ovviamente caricate e gasate anche me. Allora, io parto subito in quarta dicendovi che ho fatto i compiti a casa. Mi avevate detto Casper Labs, Casper Network, c'è molta FOMO intorno. Allora, io penso che sia questo, mi aspetto, Casper Network, che c'è la token sale su CoinList tra poco. Io ho fatto un po' di ricerche, perché sapete, io non sono un tipo da token sale, da ICO, da IO. Io di solito non partecipo a nulla di tutto questo. Io sono quello cauto, quello noioso che aspetta che una coin sia a mercato, che abbia un po' di storico, per iniziare a valutare eventualmente di prendere posizione, di pianificare un investimento, eccetera eccetera eccetera. Però me l'avete chiesto talmente in tanti che ho detto vabbè, glielo devo concedere, questo devo farlo per loro. Quindi ho dato un'occhiata, ho scoperto questo CoinList, che di fatto non ne sapevo neanche l'esistenza proprio, l'ho scoperto oggi facendo questa ricerca, e sostanzialmente è un exchange che però è famoso soprattutto per le sue ICO, per le vendite iniziali di token che ha fatto. Come mai? Ma perché se andate a vedere il suo curriculum, chiamiamolo in questo modo, vanta delle coin come Flow, come Silo, Near, Solana, Cadena, insomma tante altre Filecoin che hanno fatto dei multipli notevoli. Quindi in sostanza sembra un po' una sorta di Binance Launchpad come qualità e come rendimento medio delle coin che ha lanciato, perché di fatto sono state lanciate qui sopra. E quindi capisco anche di conseguenza la FOMO, l'hype che ci può essere dietro a quello che sarà il prossimo listing, la prossima IO, chiamiamola, la prossima token sale che avverrà proprio qua su CoinList, che è questo Casper. Casper, dalla ricerca che ho fatto, non sono andato troppo nel tecnico, è una blockchain alternativa, fa parte di quella categoria che sono le blockchain alternative a Ethereum,
di cui oggi più che mai c'è necessità, ok? Per far funzionare le piattaforme DeFi, per far funzionare il mondo NFT, per far funzionare i videogames su blockchain, è necessario ovviamente svincolarsi da Ethereum, che può voler dire Layer 2 e può voler dire altrimenti blockchain alternativa. Ad esempio, prima vi ho menzionato Flow. Flow è quella blockchain sulla quale girano la maggioranza delle applicazioni NFT. Adesso vi faccio anche vedere, perché selezionandole vi fa un po' vedere un piccolo riassunto di quello che è il progetto in sé. Vedete, del mondo NFT molto è su Flow, tant'è che se ne sente parlare soprattutto per NBA Top Shot, che è, credo, addirittura l'applicazione NFT che muove più volumi in assoluto in quest'ultimo periodo. E è inutile che vi dica che questa coin Flow ha fatto numeri molto importanti. E lo stesso però, ripeto, vale per tutte le altre. Solana, io non sapevo che Solana avesse fatto l'IO qua sopra, io pensavo che risalesse addirittura neanche al 2020, pensavo che avesse almeno un paio d'anni, invece no, è nuovissima anche Solana. Comunque, scusate per questi off topic, torniamo a Casper. Blockchain alternativa, vi dicevo, proof of stake, e sostanzialmente i suoi obiettivi sono i soliti, no? Andare a unire alla decentralizzazione la scalabilità, la programmabilità, riuscire ad avere un'alternativa a Ethereum che sia programmabile in diversi linguaggi, che si possa integrare con l'esterno e che soprattutto abbia delle fee assolutamente abbordabili e una velocità che permetta l'esecuzione di queste applicazioni ad alta frequenza, ad alto throughput, come si suol dire. Ci saranno tre option, sono chiamate in questo modo, per la vendita iniziale. C'è la option 1, che è quella che arriverà prima, dal 23 al 28 di marzo, quindi tra 4 giorni. Bisogna essere sul pezzissimo, c'è da essere anche verificati con KYC, tra l'altro. E sostanzialmente questa sarà una vendita di lotti piccoli di token. Infatti, se ci guardate, ci sono dei limiti molto bassi. Abbiamo $100 minimo e $1000 massimo. Bevo un sorso d'acqua, scusate che... altrimenti a parlare di queste IO mi strozzo. E ne viene venduto solo l'8%. Come vedete, questo è dedicato a vendere lotti piccoli, come vi dicevo, e con un lock-up di 12 mesi. Quindi, se voi partecipate a questa Option 1, oltre a poter comunque acquistare un lotto contenuto, è impossibile venderli, né trasferirli, né damparli, né farci niente per 12 mesi, ok? E ci sarà un prezzo iniziale di 0,015. Poi c'è l'Option 2, che va invece dal 25 al 28 marzo, lock-up di 6 mesi, minimo di 50k, quindi questo è per balene soltanto, e in questo caso avremo un prezzo di 2 centesimi. Infine c'è la option 3, che è quella più democratica in assoluto, avrà un lockup di 40 giorni e un range di acquisto possibile abbastanza ampio, però c'è un prezzo che è pari al doppio di quello della option 1, quindi siamo già a quel livello lì. Se mi fate la domanda: tu parteciperai? La risposta è la solita, ovvero no. Sapete che io, le IO, le ICO e simili non partecipo mai, non farò eccezione neanche in questo caso. Innanzitutto perché dovrei ancora fare il KYC su CoinList e non farei nemmeno in tempo. Ma poi, in seconda battuta, io tengo fede a quello che è il mio metodo di approccio al mercato, che si basa banalmente sul non farsi prendere, no, dalla FOMO di queste cose, perché le ICO a me non piacciono perché qualcun altro fa il prezzo. Io credo che sia giusto che sia il mercato a fare il prezzo, altrimenti diventa, c'è una componente in più di scommessa, ok? Che a me piace poco. È vero che c'è un'opportunità, perché di fatto, se c'è molta domanda per queste IO, io mi aspetto che nel momento in cui c'è il listing, un po' come sul launchpad, partono a 90. Però non si può mai sapere. Io ve l'ho detto, l'ho studiata oggi, ci ho guardato un po' dentro oggi, quindi se andassi a partecipare sarebbe una mossa sicuramente affrettata e dettata soprattutto dalla FOMO, tenderebbe di più al gambling che ad altro. Però ripeto, visto che mi avevate chiesto un po' cosa ne pensavo, com'era e tutto quanto, questo è un po' il risultato. Sicuramente è un progetto interessante, anche perché tra gli investitori ci sono un po' di venture capital
comunque conosciuti nel mondo cripto. L'ecosistema di Casper è già abbastanza ampio, tra l'altro, di applicazioni reali non ce ne sono ancora, e vedo, guardando quelli che stanno costruendo su Casper, che soprattutto andrà anche lui a puntare sul mondo NFT gaming. Io vedo in particolare Terra Virtua, che è il progetto forse più rilevante tra tutti quelli che vediamo nel mondo Casper. Poi il resto, si tratta di wallet, validator, perché come vi dicevo è un proof of stake, partner sono i venture capital, gli sviluppatori, bene, wallet provider, ecco, ha fatto una partnership con BitGo, DeFi e SeFi, in realtà vabbè, Chainlink come oracolo, Celsius non ho ancora capito cosa c'entra, e gli altri in realtà non li conosco. Però è un progetto che reputo interessante, io lo seguirò dopo lo sbarco sul mercato per vedere appunto come verrà apprezzato dal mercato stesso e come si evolverà nel tempo. E io lascio a voi ovviamente il punto interrogativo se partecipare alla IO oppure no. Poi vi vado a chiarire un'altra cosa, visto che oggi vi ho buttato lì su Telegram, no? Il discorso dello staking coperto, il cosiddetto hedged staking. Che cos'è? Di che cosa si tratta? Allora, ve lo specifico meglio, perché qualcuno di voi mi ha fatto la domanda proprio sul gruppo Discord, in privato su Telegram, e io vi avevo detto, ho scritto un messaggio dove dicevo che è sbarcato il perpetual di Cake su FTX. E quindi in sostanza quello che si può fare è andare a combinare, aspettate che ve lo vado anche a prendere qui, lo staking di Cake su PancakeSwap, che se andiamo a vedere ha un APR che non è APY, attenzione, è non composto, quindi l'APY è ancora più alto, del 125%, e si può appunto, coprendosi col perpetual, andare ad annullare l'effetto volatilità di Cake. Ovvero, esempio pratico, supponiamo che io ho 100 Cake, li metto in staking, ottengo il mio APR, li lascio lì. Però se Cake cala, ovviamente io perdo, perché di fatto io sono esposto a Cake. Come si fa a ridurre l'esposizione a Cake ma mantenere il vantaggio dello staking? Beh, l'unico modo è shortare una pari quantità di Cake da qualche altra parte. Quindi ci vuole o un future o un perpetual, quelle sono le due possibilità. Su FTX c'è il perpetual, quindi se io vado a shortare 100 Cake su questo perpetual, io avrò un'esposizione neutrale a Cake stesso, e quindi io vado a prendermi il guadagno dallo staking senza fregandomene alla stragrande, a uno scioglilingua, della volatilità. Perché? Perché se Cake scende, io ho il mio perpetual short che mi copre. Se Cake sale, lo short perde, ma ovviamente ci guadagno dall'holding che ho su PancakeSwap. E quindi io sostanzialmente prendo il guadagno dello staking senza il rischio volatilità. Però c'è un però, ovviamente. Il perpetual, per chi conosce il mondo dei derivati, lo dovrebbe già sapere, ha una caratteristica, che è quella del funding. Cosa vuol dire? Che ogni ora, perché è su FTX, il funding c'è ogni ora, c'è un travaso di capitale dai long agli short o viceversa, ok? Quindi bisogna fare attenzione al funding rate, quello che si vede qua, ok? Questo sarà il prossimo e sarà addirittura positivo, quindi gli short sono pagati dai long. Quando è negativo, gli short pagano i long. Quindi bisogna fare attenzione, perché se ad esempio il funding rimane negativo per un mese, faccio uno scenario apocalittico, le posizioni short aperte continuano a pagare ogni ora una piccola percentuale ai long, e quindi c'è il rischio di erosione del guadagno effettivo dallo staking. Mi raccomando, tenete in considerazione anche questo se volete approcciare un'operatività del genere. È un'operatività che non è per tutti, è abbastanza da pro, ok? Quindi bisogna capire il concetto di hedging, come funziona un perpetual, che cos'è il funding, quali sono i rischi della situazione, e poi capire insomma come si fa esattamente questa operatività. È possibile per esporsi meno, perché l'altro costo che ha questa operatività qui è il cosiddetto opportunity cost, ovvero io ho i miei Cake in staking, devo avere un controvalore equivalente da vincolare per lo short, quindi in sostanza io non dovrò investire 100 Cake ma 200, perché ovviamente devo coprire. Se utilizzo una leva per due, ad esempio, si dimezza la quantità
necessaria da vincolare per lo short, però attenzione perché se Cake fa per due io vengo liquidato, quindi devo stare attento, monitorare il margine e ovviamente andarlo ad aumentare qualora vedo che il prezzo aumenta. Non lo so, bisogna fare molta attenzione a usare le leve con queste altcoin. Però ci tenevo a dirvi un po' tutto, ecco, quindi questo è un po' il quadro completo di tutte le caratteristiche di questa operatività. Ripeto, non adesso non andate a fiondarvi a farlo come se aveste scoperto l'America, perché tanto non è un'opportunità che domani scompare. Capitela, ragionateci, come su Cake, cioè su tante altre, ok? Lo staking hedged non è una novità di oggi, è una cosa di cui avevamo già parlato tra l'altro tante volte, però vale la pena ogni tanto rinfrescare queste piccole perle. Ultimissima cosa, visto che prima stavo adocchiando un po' le vostre domande, ho visto che qualcuno chiede com'è la situazione su Polkadot, delle parachain eccetera. Io ricordo che per il momento ovviamente Polkadot non c'è ancora nessuna parachain in vista. Al momento c'è da seguire, se si vuole andare a vedere le prime parachain che escono, Kusama, che invece ha le aste più o meno in questo periodo, nel prossimo futuro. In particolare c'è Karura, che è la versione su Kusama di Akala, vi ricordo, o Akala, non so come si pronuncia. Ne avevamo parlato nel video su Polkadot, fatto sta che c'è la whitelist, la waitlist, scusate, non whitelist, perché è la lista d'attesa per chi è interessato a partecipare alla vendita iniziale dei token di Karura, ok? Attenzione che non c'è ancora nessun tipo di vendita iniziale, quindi attenti agli scam, c'è soltanto la waitlist, la lista d'attesa, la trovate sul sito ufficiale di Akala. Bene, ho terminato la parte introduttiva e ora direi che tocca a voi. Allora, vediamo, partiamo dall'inizio. Ciao Luca, ci spiegheresti il funzionamento del signoraggio delle stablecoin tipo BDO? Allora, me lo sono segnato anche quello nei compiti da fare. Mi sono segnato, ve lo dico anche che cos'altro, oltre al discorso del signoraggio, mi sono segnato Terra, perché effettivamente Terra, il Mirror Protocol lì, com'è che si chiama, ho visto che sta diventando una realtà molto interessante e quindi ne parleremo anche di quello. Tutti questi falsi movimenti mi stanno facendo venire il mal di testa. Non dirlo a me che ho aperto e chiuso coperture short come, non lo so, come aprire e chiudere porte, praticamente. Allucinante. Ora che abbiamo raggiunto i 50k su YouTube e airdrop di shitcoin, e in effetti dovrei pensare a qualcosa per celebrare i 50.000, che ci siamo arrivati. Ho visto in tanti di voi mi avete scritto che mi avete gasato veramente un sacco, mi avete fatto gli auguri per i 50.000, è stato bello. Ciao Luca, volevo chiederti cosa ne pensi di Cover, ma in realtà guarda, penso che sia assolutamente ottimo, è un protocollo utile perché si parla di assicurazione e pertanto è indispensabile poi da integrare qualora si voglia avere una piattaforma di DeFi che possa funzionare in maniera completa a tutto tondo, ok? Perché? Perché al momento lo sappiamo qual è il problema della DeFi, la sicurezza potenzialmente bucabile, e quindi serve una copertura assicurativa che funzioni, uno strumento per proteggere l'investitore, per proteggere il liquidity provider nel caso in cui ci siano degli inconvenienti. Cover fa questo, non è l'unica, c'è Nexus Mutual, ce ne sono alcune su Binance Smart Chain, c'è Soteria si chiama, e quindi tutta questa categoria dell'assicurativo, chiamiamolo, secondo me è destinata a crescere. Anche loro devono superare primi inconvenienti, perché al momento sono molto in beta, in quanto hanno qualche piccolo problema. Cover stesso era stato, vi ricordate, exploitato, però io ci vedo davvero un buon futuro. Ma come si fa a predire la alt season? Leggo in giro che pare essere alle porte. Ah sì? Non lo sapevo. Beh, interessante questo. No, io ti dico la verità. Allora, predire la alt season è totalmente impossibile. Quindi predire qualsiasi cosa in realtà è impossibile. Togliamocelo dalla testa perché
è un mito, ok? Non si può predire nulla, però si può seguire il mercato, quello sì, ed è l'approccio giusto secondo me. Per farlo io solitamente vado a vedere l'andamento della Bitcoin dominance. Basta fare una banale analisi di trend sulla Bitcoin dominance per capire un po' l'andamento della stessa. Quindi si può vedere la configurazione delle medie mobili, i massimi e i minimi, la direzionalità della Bitcoin dominance per vedere se le altcoin stanno performando meglio oppure peggio, oppure allo stesso modo rispetto a Bitcoin. Per capirci, allora adesso qua sono cambiate le medie mobili, in realtà erano 10, 30 e 100 più o meno. E perché ce ne vuole una veloce, una intermedia e una lunga. Fondamentalmente quello che mi interessa sapere da trader operativo è quanto voglio espormi in altcoin in ogni momento, e quindi devo avere un segnale interpretabile in maniera univoca che me lo dice. Nel mio caso era proprio quello, ovvero se la dominance supera a ribasso la media mobile di media durata, per me è il primo segnale di inizio di downtrend della dominance e quindi di potenziale alt season. È solo un inizio però, quindi bisogna essere ancora cauti. Quando è che ci sono altri segnali? Con l'incrocio ribassista delle due medie mobili, con la dominance che scende sotto la terza e così via, ok? Quindi andare a rinforzare sempre di più l'analisi del trend con dei segnali un po' più forti che mi dicono appunto segui il trend. L'importante è quello, non predirlo ma seguirlo, perché cercare di predire si rischia veramente di finire molto male. E soprattutto quei miti come quando Bitcoin lateralizza le altcoin esplodono, quando succede X allora Y, sono tutti falsi miti dai quali bisogna fuggire, perché altrimenti quella volta che non va come si pensa si va veramente nel panico ed è tragedia. Al momento, per contestualizzare questa analisi ad oggi, noi stiamo vivendo una fase laterale della dominance. Infatti in questi ultimi mesi, in questo ultimo mese o meglio, le altcoin non stanno facendo parlare di sé più di tanto. Ma quindi cosa dobbiamo tenere in considerazione? Allora dobbiamo tenere d'occhio cosa accadrà nel momento in cui questa lateralità verrà violata, ovvero verrà violata a rialzo e allora ciao ciao altcoin, o verrà violata a ribasso e allora prosegue la corsa delle altcoin. Attenzione, perché sarà molto molto importante per evitare di farsi del male se la dominance va a rialzo, quindi scappare dalle altcoin, oppure per ottenere profitti interessanti se la dominance continua a ribasso, perché come vedete qua c'è un bel po' di spazio per continuare a scendere. Il primo target potrebbe essere 57% e quindi avremo una bella crescita delle alt rispetto a Bitcoin, quantomeno per un periodo. Poi di volta in volta si aggiorna l'analisi. Torno subito da voi. Allora, eccoci qua. Ciao Luca, complimenti per i 50.000 veramente meritati. Grazie per ciò che fai per noi, ma è veramente un piacere. Ciao Luca, grazie per i tuoi video. Sono entrato da poco nel mondo delle cripto. Cosa ne pensi di Luna? Eccolo, infatti, è nei miei compiti. Te lo dirò tra poco. Ciao Luca, grandissimo. Quanto pesano le utility token nel portafoglio? Nexo, CRO, eccetera, iniziano a prendersi una percentuale importante. Come comportarsi? Ho visto il tuo video e non le citi nel portafoglio cripto. Perché io di fatto non le possiedo. Nella mia allocazione non ci sono. Per te dovresti ragionare sul tuo portafoglio, ovvero tu pensa a questo, pensa: io voglio investire in quella specifica coin, se sì quanto, ok? Quindi queste sono le due domande da farsi. Una volta fatto, non pensare in termini assoluti, ovvero in termini di quanti euro, quante coin, pensa in termini percentuali, ok? Quindi tu puoi dire: il mio portafoglio ideale è tot per cento Bitcoin, tot per cento Ethereum, tot per cento Cardano, tot per cento Nexo, eccetera, eccetera, e tu hai quella fotografia di portafoglio, quello è il tuo obiettivo. Una volta che hai il tuo obiettivo, tu devi tenerlo esattamente controllato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una coin ti pompa o ti dumpa,
tu ogni tot devi ribilanciare al fine di controllare il portafoglio e di definirlo come lo vuoi tu, ok? Quindi questa secondo me è una regola che vale. Se tu avevi ad esempio un tot di Nexo e ti sei trovato che hanno fatto per tre e ti hanno occupato di violenza, di prepotenza, una grossa fetta di portafoglio, rifletti su che percentuale di Nexo tu vuoi in portafoglio ed eventualmente ribilancia. Ciao Luca, che consiglio daresti a chi è nuovo di questo mondo e vuole cominciare a capirci qualcosa e investire qualcosina? E guarda, studiare ovviamente, perché la prima cosa da fare prima di investire è essere consapevoli di quello in cui si sta investendo. Cioè, molti fanno un errore, no? Quando arrivano nel mondo cripto. Arrivano perché vedono un'opportunità di guadagno, pensano che sia una miniera d'oro, pensano che siano guadagni facili e tutto, e ci si buttano dentro senza capire neanche che cos'è il Bitcoin, neanche come funziona il mercato. Cioè, veramente, uno sente parlare di Bitcoin in giro da qualcuno e dice io devo comprare, compro alla cieca, bam bam bam, si intasca magari anche delle altcoin che ha sentito nominare su Twitter, su Reddit, non so dove, e poi boh, basta, non sa neanche che cos'ha, come funzionano e tutto quanto. Poi magari il giorno dopo dumpano o magari continuano a crescere per un po', poi iniziano a calare e uno non sa come comportarsi, perché dice oddio, adesso crolla tutto, devo tenere, è finita la pacchia, e va a finire che si fanno errori. Quindi il passo numero uno è la consapevolezza totale di cos'è questo mercato, come funziona questo mercato, delle sue caratteristiche, la volatilità, il rischio più elevato, il fatto che bisogna fare attenzione a non farsi prendere troppo la mano perché non cresce per sempre, quando corregge, corregge dando bastonate, e soprattutto se si vuole investire in Bitcoin, Ethereum, altre altcoin, bisogna prima conoscerle, quindi sapere perché sto investendo in Bitcoin, perché sto investendo in Ethereum, non solo per guadagnarci qualcosa, perché altrimenti è solo speculazione, allora però bisogna saper leggere i grafici, mi raccomando. E nei miei video in giro per il canale YouTube, secondo me ci puoi trovare qualsiasi cosa per iniziare a imbastire un po' una strategia e comprendere un po' questo mondo. Una nuova analisi su BATBTC, andiamola a fare. BATBTC, come procede il pump a proposito? Io non l'ho più guardato, e beh. Si è fermato proprio alla prima resistenza, curiosa questa cosa, eh? Allora, noi dov'è che l'avevamo lasciato? Se non erro, da queste parti, quando c'era stato il pump perché è stato aggiunto da Grayscale. È arrivato fino proprio alla resistenza che avevamo individuato. L'avevamo individuata sullo storico con questo livello e questo punto medio, ok? Quindi al momento mi aspetto un po' di storno quantomeno, e avevamo visto come possibili aree di atterraggio, al di là di questa mega area che va dai 1400 ai 1700, c'era questa qua sulle 4 ore, 1750-1835, quindi questa volendo è una prima area per un trading un pelino più aggressivo. Visto che comunque qua sopra ci sia presentata offerta che schiaccia un pelino a ribasso, ci può stare l'aspettarlo anche già qua, ok? Perché vedete, nella prima zona di domanda, quindi dove c'era quest'ultimo spike, non c'è stata tanta reazione, vedo che il ritracciamento prosegue, quindi la prossima area che di fatto dovrebbe innescare una qualche reazione è proprio questa, e potenzialmente è un entry per un setup long. Altrimenti in ottica anche più accumulativa c'è quest'area sottostante che però è più ampia, più distante, c'è da aspettare un attimino di più. Questo è quanto, perché poi per il resto, appunto, una volta presa eventualmente questa resistenza, insomma, il trend inizia anche a essere abbastanza bello, perché questo è un po' il punto di mezzo, no? È il punto un po' più che ostacola al momento, perché è un punto dove si sono mossi tanti tanti volumi, quindi riuscire a recuperarlo e risuperarlo potrebbe dare dei piacevoli risultati su BAT. Benissimo, ciao Luca, complimentissimi, ma grazie, grazie mille. Volevo chiederti, oltre a Binance, quale exchange consiglieresti sicuro ma con tante cripto disponibili? Allora, sicuro oltre a Binance, con tante cripto disponibili, più di Binance non so se ne esistono. Io guarda, exchange di cui mi fido,
io utilizzo The Rock Trading, Binance, Kraken, mi fido di Kraken anche se non lo utilizzo, l'ho scoperto da poco per farci il tutorial. Poi che altro? Vabbè, poi ci sono quelli di derivati che sono un pelino più rischiosi come PrimeXBT, BitMEX, Bybit, però io li utilizzo bene o male tutti, però sono un po' più rischiosi perché sapete, no, i derivati, gli exchange di derivati sono un po' in paesi esotici, però vabbè, io li utilizzo tutti, sto attento ovviamente al capitale che ci deposito, però di fatto finora funzionano bene. Però quelli sicuri 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 io ti dico Kraken, Binance, Coinbase, The Rock Trading, ma il migliore è Binance in quanto a numerosità delle coin disponibili. Ciao Luca, complimenti come sempre per la tua competenza e simpatia. Ma grazie. Potresti dare un'occhiata al grafico di Theta? Grazie, assolutamente sì. Allora, Theta. Dove sei Theta? Dove sei? Qua, papam. Benone Theta, mamma mia, non conosce ritracciamenti, nemmeno lui, mamma mia. Allora, il settimanale è incredibilmente, è verticale, neanche parabolico. Il giornaliero ha lasciato dietro di sé qualche piccola traccia, ma proprio piccola, perché abbiamo, andiamo a tracciare un paio di linee, dai, che ci piacciono. Una, gialla, tac, tac, la mettiamo qui. Poi abbiamo quest'altra qua sotto, quindi questa è la prima zona di, chiamiamolo supporto, ma sia un supporto di fatto. E poi ne abbiamo un'altra qua giù, che però è un po' lontanuccia, no? Direi, prima di arrivarci passerà un po' di tempo. Allora, pertanto, 12.500, primo livello di supporto, 11.100 secondo livello di supporto e l'area intermedia rimane appunto tale. Il bias è fortemente bullish, ha un uptrend pazzesco quello di Theta, guardate che forza che ha, cioè è una coin che è rimasta in uptrend dal 2019 fino ad adesso, non so quante altre hanno un trend del genere, e però iniziamo a sforare un po' nel territorio dell'iperestensione, quindi bisogna agire con cautela. In ogni caso, visto che comunque adesso non c'è accenno di perdita di forza del trend, il primo supporto, ovvero quest'area qua, 11.100-12.400, è comunque buona per un eventuale entry, un eventuale buy the dip. Andiamo a vedere se l'intraday ci offre qualche altro spunto. La risposta è sì, perché sull'intraday abbiamo anche i 13.400. Rischiosetto, perché comunque è molto vicino al punto attuale, e vi dirò di più, c'è anche un pool di domanda, scusate, di offerta qua sopra, che di fatto è un'area sulla quale sarebbe possibile intercettarlo, però per un trade speculativo. Ecco, qua ci vedo un trade ad esempio che può essere una roba del genere, con take profit anche trend follower, uno stop loss che ad esempio si pone qua, ecco, una cosa di questo tipo, trend follower, quindi questo take profit vedetelo un po' come dinamico, ecco, e basta, e questo è. Altrimenti, rifacendo un passo indietro al grafico un po' più da lontano, il livello interessante è un po' questo qua, 11.000-12.500. Procediamo. Ma il ribilanciamento ogni mese non costa troppo in termini di fee? Guarda, ti dico la verità, dipende, perché si può ottimizzare anche quello. Bisogna cercare di fare meno operazioni possibile. Poi io ti dico, non sono uno che ha tante coin diverse, anzi ne ho molte poche, e quindi per me non è una cosa molto impegnativa andare a ribilanciare. La rottura di scatole si ha col mondo DeFi. Infatti io sulla DeFi, che comunque è parte del comparto liquidità, io non sto a fare i ribilanciamenti ogni mese, perché altrimenti con le fee di Ethereum mi arrivano delle sassate incredibili. Con la CeFi non ci sono particolari problemi, perché effettivamente aspettate che devo fare, mi tocca fare un altro ban. Io vi avevo avvisato che non dovete spammare le domande, altrimenti arriva il ban. Tac, ciao, un saluto a Giallo 339. E dunque, allora, stavo dicendo, il discorso è esattamente quello, cioè
bisogna pensare un po' a quelle cose lì. Allora, dove ero arrivato? Posso chiederti cosa ne pensi dell'andamento di Cardano? Secondo te cosa succederà nei prossimi giorni? Allora, nei prossimi giorni non lo so cosa succederà, però c'è stato un comportamento un po' anomalo da parte di Cardano nel giorno del listing su Coinbase. Non so se ci avete fatto caso. Su Coinbase ha avuto un premium abbastanza importante, ovvero è stato listato a un prezzo più alto rispetto al perpetual che c'era su Binance o al prezzo di Binance, e di conseguenza ci sono stati un po' di sbalzi d'umore, no, del grafico, che ha avuto un piccolo flash crash che al momento ha liquidato parecchie posizioni, e quindi quello ha esacerbato ancora di più le opportunità di arbitraggio che c'era tra Coinbase e Binance, e è successo un po' di casino, no? C'è stato un po' di turbolenza. Io dico, era prevedibile, no? Il fatto che una volta listato su Coinbase ci sarebbe stato il dump. Non so se vi ricordate quest'estate cos'era successo a Bend, no? Era successa esattamente la stessa cosa. È stato listato su Coinbase. Prima del listing c'era la notizia, tutti se lo aspettavano, e c'era questo hype verso il listaggio su Coinbase, aumenterà, arriverà chissà dove, chissà quando, chissà come. È stato listato, bram, è iniziato il downtrend. Io non dico che succederà la stessa cosa, però al momento non è che stia proprio facendo faville Cardano. Allora, gli scenari possibili che io mi aspetto adesso dipendono un po' da dove andiamo a trovare l'high e il low, ok? Allora, abbiamo fatto il top e su questo non ci piove, a 2940 sat. Poi abbiamo iniziato a ritracciare, abbiamo fatto questa punta che di fatto va appunto a confermare un po' l'effetto top. C'è stata fortunatamente una reazione da parte della domanda qua su un supporto tra l'altro significativo, che secondo me nasce, esatto, storicamente sul time frame settimanale, tra l'altro un supporto molto forte, ha respinto, ha dato un po' di botta alla domanda stessa, però al momento sembra essersi arrestata qui. Tra l'altro qua c'è un clusterino che possiamo andare a evidenziare, eccotelo, pam pam. E dunque, quindi adesso dobbiamo capire un po' che intenzioni ha, ovvero se questo è il top locale, allora dobbiamo capire dove andiamo a cercare il bottom, ma comunque qua abbiamo un lower high, ok? Questo è segnato. Quindi se andiamo a fare qua un higher low, poi allora dobbiamo stare attenti a un eventuale bottom di questo tipo e breakout conseguente per recuperare il bias bullish. Al contrario, se adesso andiamo a recuperare subito questa area e andiamo a cercare un high, ad esempio qua sopra, che è sempre un lower high, però poi andiamo a cercare il low e si rischia di andare a formare un'accumulazione anche lì, che non sarebbe male dal punto di vista del bias macro, no? Sarebbe una possibile accumulazione appunto prima di una continuazione rialzista. Quindi attenzione a questi scenari che sono interessanti, però a mio parere al momento cercare il long è un po' prematuro, ecco, mi permetto di dire questo. C'è la possibilità di una posizione non aggressiva di più, ovvero adesso se dovesse andare a cercare il low, lo scenario 1 che abbiamo detto prima, quindi andare a prevedere, ad anticipare, o meglio, il costrutto di bottom in un macro rialzista, sempre, che è quello che poi lo rende legittimo, si potrebbe dire, bene, se adesso scende ancora un po', io vado a prendere il long, a costruire il long, metto lo stop loss sotto questi minimi e eventualmente seguo trend forward. Ho un rischio molto contenuto perché comunque lo stop loss è vicino e un rendimento potenziale interessante. Tutto vero, tutto corretto, però una posizione più rischiosa. Per una posizione meno rischiosa, ripeto, è meglio attendere il realizzarsi di uno di quegli scenari, così si ha un'operatività un po' più chiara. Benissimo, allora... Buonasera Luca, sempre presenti. Dato che i bilanci di Ether sono sempre meno presenti sugli exchange, cosa può comportare questo dato sul futuro di Ether, soprattutto in vista dei layer 2? Guarda, il discorso dei meno Ether su exchange è dovuto principalmente
al mondo dei DEX, ok? Gli Ether adesso vengono usati meno per essere tradati, si vede, o quantomeno tradati sugli exchange centralizzati, tant'è che il grafico Ether Bitcoin è un po' morto lì, no? È appiattito ultimamente, non c'è volatilità, non c'è interesse, quindi ci sta che comunque non ci sia voglia di depositare Ether per tradarli. Ci sono i DEX, ci sono le piattaforme DeFi per ottenere liquidità, per depositare, scusate, liquidità, ottenere rendita, e quello attualmente è preferibile rispetto al trading su exchange. Questo è un po' quello che ci dice questo dato. Ciao Luke, come stai? Tutto bene, grazie. Riesco a seguire la live anche stasera. Benissimo, mi fa piacere. Ti volevo chiedere una tua visione sul mercato delle alt. Personalmente sono bloccato perché vedo buoni progetti, ma tutti con grafici iperestesi che fanno paura. Guarda, considera, fai questo discorso. Tu cerca di capire se vuoi fare trading o investire, ok? È importante fare questa distinzione, perché se tu vuoi investire, hai parlato di buoni progetti, innanzitutto studiateli bene i progetti, perché a volte sono mele marce ricoperte d'oro, ce n'è veramente tanti. Però se tu vuoi investire per davvero in un progetto, utilizza una strategia sul lungo termine, fregatene del livello di mercato, del prezzo in un momento o in un altro. Ho giusto fatto poco fa un video dedicato alle strategie di investimento, delle ipotetiche strategie di investimento. Non sono esclusive per Bitcoin, si possono applicare anche alle alt. Io ad esempio su FTT ho fatto un piano d'accumulo, sul DPI, l'indice della DeFi, ho fatto un piano d'accumulo. Quindi se uno vuole investire in un alt sul lungo periodo, non c'è bisogno di impazzire dietro al grafico, ecco. Al contrario, se invece vuoi un'attività speculativa finalizzata al profitto, finalizzata appunto al trading, allora sì, assolutamente sì, bisogna cercare il setup. Però a quel punto anche il discorso del progetto, il buon progetto, te ne frega fino a un certo punto, perché l'importante è speculare. Benissimo, quindi la mia visione sul mercato delle alt l'abbiamo vista poco fa guardando la dominance. Te l'ho detto, io per attività speculativa, io la prima cosa che guardo è proprio la dominance. Luke, ma che problemi ci sarebbero a dare liquidità a Ether Beth su Binance? Bravo, bravo, ma hai ricordato una cosa di cui volevo parlare, che hanno messo su Binance Liquid Swap, allora, dov'è? Binance è in earn, dovrebbe essere in earn, ma poi ti rimanda pool, c'è tutto quel casino lì, no, è qua, Liquid Swap, scherzavo. Allora, andiamolo a vedere, se non erro hanno inserito ETH BETH, giusto? È nello stable, eccolo qua, 0%, ottimo, allora forse non è ancora attivo. Eppure, oddio no, direi che non è attivo perché c'è poca liquidità, oddio, dimensione attuale del pool 174 Ether solo, eppure qua dice, oddio, ho sbagliato, 1, 2, 3, 4, 7 milioni, sì, secondo me non è ancora partito al 100%. E ho visto che era arrivato oggi l'annuncio di Binance, quindi forse era solo un annuncio preventivo. Aspettate, ve lo vado a recuperare perché tanto ho aperto Telegram qua sotto. Quindi, perché quello è un pool interessante, perché è un pool senza impermanent loss, o quasi, perché di fatto Beth, sapete, è quello, la controparte di Ethereum 2.0 di Binance, e quindi non si dovrebbe discostare più di tanto dal prezzo di Ethereum stesso. Eccolo qua, ho ritrovato il canale Telegram e ho ritrovato addirittura anche l'annuncio, multitasking. Allora, è aperto tutto quanto, la VIP rebate non ci interessa, però no, di fatto dovrebbe essere già attivo. Probabilmente l'APY è allo 0% perché va a calcolarlo su ieri, quindi ieri non era attivo e domani inizieremo a vederlo in azione. Interessante che c'è anche il farming, tra l'altro, avete visto, ve l'avevo anticipato che arrivava anche il farming di BNB anche sui pool stable, quindi se si va a fare cioè si va a mettere in pool Beth Ether, cioè si ottiene la ricompensa del pool più il farming in BNB. Io apposta non lo farei, quindi se io non detengo dei Beth non è che li andrei a prendere apposta, perché
Sapete, anche loro sono un po' volatili, a volte vanno a valere meno di Ether, quindi non lo so, sinceramente non so se lo farei, però se uno già li detiene, allora può essere un modo interessante per metterli a rendita. Anche se vi ricordo che ci sono anche dei metodi interessanti, ad esempio su Pancake, se non erro c'è anche lì il pool Beth Ether, che se volete lo andiamo anche a vedere in maniera volante, Beth. Eccolo, ah, 6,24, no, si è abbassato parecchio, prima mi ricordo che era praticamente al triplo, e quindi niente, come non detto, probabilmente diventa più interessante il liquid swap. Bene, allora, torno da voi, eccoci qua. Volendo utilizzare dei futures a scadenza, quali criteri bisogna utilizzare nella scelta della scadenza, se quella più lontana o quella più vicina? Allora, è presto detto, il discorso dipende dalla posizione che tu vuoi andare a costruire, o meglio, se tu vuoi andare a coprire una tua posizione spot, ad esempio, e ti aspetti comunque di tenere aperta la posizione a lungo e vuoi shortare il future, allora indubbiamente scadenza più lontana. La differenza qual è? La scadenza più è vicina e più il prezzo del future è vicino al prezzo reale del sottostante. Più la scadenza è lontana e più solitamente diverge. In un mercato bullish come questo, solitamente la scadenza più lontana è sovrapprezzata rispetto al sottostante e quindi tu hai un vantaggio se vai a shortarlo e tieni lo short aperto abbastanza da far riavvicinare poi un po' il prezzo al prezzo del sottostante, allora lì ha assolutamente senso. Se invece tu vuoi andare ad aprire una posizione di breve termine, nel giro, non lo so, di una, due settimane, e il tuo obiettivo è soltanto non pagare il funding, allora indubbiamente la risposta è il più vicino. Perché? Perché hai meno volatilità sullo spread tra il future stesso e il sottostante, cosa che invece può accadere in maniera più marcata sulla scadenza più lontana. Dov'è? Ciao Luca, cosa ne pensi di OMI? Ne stanno parlando tutti e tra poco esce su Uniswap. OMI, non lo conosco, sai? Devo fare altri compiti, mi state dicendo? Mamma mia. Cosa ne pensi del progetto Caster? Ah, stavolta ho risposto, Che soddisfazione, quando leggo una domanda su un altcoin e ho già risposto. Ciao Luca, arrivato in ritardo, ma arrivato alla mia prima live. Grande, benvenuto, un piacere. Grazie per tutte le informazioni che ci trasmetti. Benvenuto davvero, un piacere. Ma quanto spinge Teta? Spinge ai massimi, oserei dire. Allora, ci dai delle news sulle CRO? Io ho ordinato mesi fa la carta Ruby, ma ora che costa meno, come posso cambiarla? Non è ancora stata spedita, ma solo emessa. E dunque, se l'hai già ordinata, io non so, dovresti sentire il support, perché non so se puoi fare un cambiamento prima ancora di riceverla e come ti viene contabilizzato. Ti conviene dare un colpo di chat al support. Allora, vediamo qualche ultima domanda che poi andiamo a vedere un po' di bei grafici. Ciao Luca, che tu sappia, Young Platform e The Rock Trading, che sono italiane, fanno da sostituto d'imposta? Purtroppo no, l'onere della dichiarazione è nostro, nessuno, non esiste al momento un exchange che fa da sostituto d'imposta, ahimè. Dunque, conosci Hold e BISC Network? Allora, BISC, se non ricordo, è un exchange che permette anche di acquistare con bonifico, però senza KYC, cioè orientato alla privacy. Hold non lo conosco invece, mi spiace. Luke, ma Aave che fine ha fatto? È morta? Oddio, direi di no. È morta Aave? Direi proprio di no, è viva e vegeta. Come mai? Perché non si muove più? Ah, e sta ritracciando. Ebbè, ragazzi, aveva fatto un pump che era una roba atroce. Al momento è in downtrend, è in correzione, quindi niente, la lasciamo correggere. Meglio così, perché poi quando riparte noi la teniamo d'occhio e cerchiamo la posizione long migliore. Comunque Aave rimane uno dei progetti migliori in assoluto, però questo ci dimostra che anche i progetti migliori non sono immuni all'effetto iperestensione. Attenzione a questa cosa, lasciamolo correggere. Bravo Aave, correggi, fai da buon esempio.
Allora, ciao Luca, cosa ne pensi del token di KuCoin e del modello di redistribuzione che fanno con il loro token? KuCoin Shares, sai che è da un po' che non lo seguo e mi trovi impreparato? Mi sa che devo aggiornarmi. Dunque, ok, questa l'abbiamo già letta. Cosa ne pensi di New Cypher? Non lo conosco. Cosa ne pensi di OVR? Ne ho sentito parlare e mi ha incuriosito. È quello, se non erro, della realtà aumentata, che ha a che fare un po' col mondo NFT. Mi ha incuriosito parecchio e quasi quasi potremmo approfondirlo. Vediamo, vediamo. Occhio a Casper perché è stata citata in giudizio dall'inventore del protocollo Casper. What? What? Non lo so, cosa vuol dire? Come fai un pack sull'indice della DeFi? Guarda, io sto utilizzando questo qui, te lo mostro subito, indexcoop.com. C'è un indice che si chiama DPI, che sta per DeFi Pulse Index, che sostanzialmente contiene, non c'è scritto qua, dove era scritto qua, Products DeFi Pulse Index, contiene queste coin del mondo DeFi, ok? E quindi è un po' un piccolo ETF, chiamiamolo in questo modo. So che non è l'unica soluzione perché qualcuno mi ha parlato anche di PiDAO, che io non ho ancora studiato, sono stato un po', ho un po' procrastinato su questo, però ve lo cito perché me ne è stato parlato bene, quindi secondo me è valido, ci cioè, ho dato un'occhiata volante e mi sembra interessante. Comunque queste sono due soluzioni possibili per andare a creare un piccolo ETF per l'appunto sul mondo DeFi. Amici, è il momento, è giunta l'ora, è il momento dei grafici. Eccoci qua, XBT USD. Andiamo a zoomare un po' senza farvi venire troppo il mal di testa. Bene, eccoci, siamo al dunque, siamo al dunque. È un momento in cui Bitcoin deve decidere se andare verso uno scenario di triangolo discendente, quindi uno scenario di potenziale top, oppure se andare verso uno scenario di accumulazione. Caspita, se si fa un'accumulazione qui, cioè, la cosa diventa interessante, perché significherà. Allora, facciamo una cosa alla volta. Mi faccio prendere poi anch'io dalla FOMO quando inizio a fantasticare. No, Luca, stai calmo, stai tranquillo. Allora, la situazione è questa. Avevamo il nostro vecchio top, ok? Il nostro 58.000. Abbiamo corretto, abbiamo tenuto un po' di supporti, li abbiamo convalidati, molto bene, bravo Bitcoin. Poi è ricominciato a fare un po' di forza, di spinta la domanda, ha recuperato i massimi, ha fatto dei nuovi massimi, arrivando fino a 62.000 circa, e ha formato questo clusterino qua, ok? Esattamente in prossimità del vecchio massimo. Ha detto, boh, io ci arrivo, zuccata. Poi un attimino di incertezza, detto aspetta, facciamo un attimino di che oggi non ci muoviamo nessuno e giù, e poi la domanda ha prevalso. Al tentativo di dump c'è stato l'assorbimento e poi il follow up con nuovi massimi. Benissimo fin lì. Uno ha detto ottimo, bene, to the moon e si riparte, price discovery. Se solo non fosse che i giorni dopo questo nuovo massimo è stato negato, giusto per complicarci un po' la vita, no? Non è che poteva andare avanti e poi ritracciare un po', recuperare su, fare nuovi supporti, fare la price discovery classica. No, ha voluto fare il nuovo massimo, poi perderlo subito, perdere addirittura il cluster e poi recuperarlo immediatamente dopo. E cioè, per l'approccio che ho io, mi ha costretto, nel senso per seguire la mia strategia, lo sapete, ad aprire la copertura short in quest'area, ok? Perché io non appena vedo un segno di cedimento, di perdita di supporti, io una piccola copertura, come fosse un take profit, io lo vado a fare. È la mia strategia, ok? Non sono net short né niente, ne abbiamo già parlato. Spero che non ci sia bisogno di andarlo a ripetere di nuovo, sennò diventa tedioso. In ogni caso, guardate come abbiamo reagito, poi come ha reagito la domanda in seguito a questa mossa di perdita del cluster. Siamo arrivati all'area di supporto sulle 4 ore, per chi è smemorato come me, anch'io lo sono. Andiamo a rivedere da dove nasce, è nata qua,
ok, questo piccolo range, lo portiamo avanti e di fatto vale ancora. Area di supporto su time frame 4 ore ha tenuto botta e ha propagato il pool di domanda anche sul daily, perché di fatto adesso possiamo tranquillamente ufficializzarlo che qua abbiamo un bel pool di domanda. Tacchete, ah che bello. Benissimo, il giorno dopo, cioè il 17 di marzo, non ricordo qual è stata la dinamica, se è andato prima su o prima giù, ma secondo me prima giù, e vedete che la domanda ha confermato l'essere ben presente lì e la volontà di difendere questa zona e l'ha sparato di nuovo sopra, facendola chiudere sopra al cluster stesso. No, questa è verde. Poi l'altro livello da tenere sotto controllo, scusate, è 59.040, questa linea gialla. Per quale motivo? Origine del breakdown, reclaim uguale bullish. Cosa vuol dire? Allora, io di solito ragiono in questo modo. Quando vedo un movimento importante, come può essere una perdita di struttura potenziale, quindi la candela del giorno 15 marzo, allora l'origine di quel movimento lì lo segno, perché è un punto comunque che vale la pena avere a mente e avere soprattutto sotto gli occhi. Cosa significa quel livello lì? Che significato ha sul grafico? Beh, il significato è che da lì è partito il movimento, quindi se noi andiamo a riprendere quel livello lì, abbiamo assorbito tutto l'impulso di offerta che ha portato a rompere quel livello chiave, quindi in sostanza l'impulso di offerta terminale, nel senso è un po'... Si vede anche dai volumi poi che è la candela un po' più forte, cioè quando c'è un movimento rialzista o ribassista che sia, c'è sempre una fase di innesco, ok? Poi una fase eventualmente di continuazione, poi c'è la fase terminale che è l'ultima botta, che di solito è quella un po' più forte, no? Sia che sia rialzo, che si forma poi quel potenziale top, sia che sia ribasso. Se dopo quella fase terminale lì, molto forte, abbiamo una continuazione in direzione stessa dell'offerta o della domanda se a rialzo, allora quello non fa altro che andare ad accelerare, no? La forza della domanda o dell'offerta. Se invece l'andiamo a girare dall'altra parte, ripeto, c'è un top o c'è un bottom. Quindi, in particolare, assorbire per intero quel movimento terminale lì è un segnale molto forte. Conseguenza, io me lo segno e al momento è il livello che sto tenendo d'occhio per ufficializzare la chiusura della mia copertura. Ormai il gioco è quello, la chiudo, poi domani la riaprirò di nuovo. Voi giustamente mi prenderete in giro, però di fatto la mia strategia è questa, ok? Perché adesso è andata così, però se avesse poi proseguito a ribasso avrei detto boh, meno male che l'ho aperta la copertura. Quindi bisogna sempre pensare non col senno di poi ma col senno di prima, ovvero nel momento in cui tu hai un certo scenario tu devi avere un protocollo da seguire, per me è così, ecco. Quindi niente, tornando al presente, al momento se andiamo a riprenderci questo livello, a chiuderci sopra, benissimo, abbiamo assorbito il movimento di perdita del cluster e quindi siamo ritornati banalmente a uno scenario bullish e quindi la probabilità di un'accumulazione aumenta. Se andiamo a prenderci quindi questo livello, a chiuderci sopra, si va verso uno scenario di questo tipo e quindi la costruzione della posizione long diventa auspicabile, ok? Quindi questo è un po' la possibilità. Come costruire la posizione long? Beh, con i supporti che abbiamo visto, 1, 2 ed eventualmente anche 3 se ritorniamo a pescare qua giù. Però in ogni caso quello che ci importa è che la domanda ha dimostrato, vedete, la sua forza e l'offerta molto meno, se ci fate caso. Queste sono le impronte che chi compra e chi vende lascia sul mercato e bisogna guardarle, considerarle nel poi prendere la decisione. Lo scenario bearish invece qual è? Ve l'ho detto, lo scenario di triangolo discendente. Esempio, adesso andiamo a fare un engulfing bearish, ritorniamo qua e ciao, è vanificato tutta la FOMO che ci è venuta in questi ultimi giorni, è totalmente vanificata. Perché? Questo ci fa riflettere, perché basta una sola candela e cambia completamente lo scenario, cioè non si può dare per scontato nulla, anche se adesso ci sono impronte palesi di domanda e ci sembra comunque auspicabile andare a prendere il long.
conviene aspettare comunque qualche segno in più, conviene avere quella certezza ulteriore che comunque non sarà mai in ogni caso una certezza totale, perché magari andiamo a riprendere questo e poi abbiamo la candelona che dampa. Capite bene che la certezza non esiste, quindi bisogna cercare di avere uno scenario il più favorevole possibile, ecco. E quindi nel caso dello scenario bearish, niente, io non chiudo la copertura short e seguo il ritracciamento, e nel caso in cui venisse persa l'area di supporto sulle 4 ore abbiamo l'altro supporto a 52.000, l'altro supporto a 49.200, il baluardo famoso 44.800 e poi vabbè si scende ancora di più. E non sarebbe una bella cosa fare un costrutto di top di queste proporzioni, perché se lo andiamo a perdere a ribasso rischia di andare a durare parecchio. Però capite bene che siamo molto lontani ancora da uno scenario del genere. Però io il tarlo ve lo metto, perché non bisogna mai dire non succederà mai. Io lo spero che non succeda mai, però mi raccomando, avere la testa anche lì, così se noto certi segni seguendo il mercato, e ovviamente sono trader, perché se sono investitore me ne frego alla grande di tutto questo, però se sono trader, se voglio seguire la volatilità, andare a operare su Bitcoin, è imprescindibile seguire questi movimenti. Bene, ora andiamo a vedere Ethereum, giusto perché lo vediamo sempre, e giusto perché al momento appunto non sta dando particolari spunti di vita. Allora, cosa ci combina? Niente, ha fatto questo falso movimento, questa punta qua, che mi ha indotto ad aprire un long, io lo ripeto sempre così voi mi dite bravo pirla, dovete dirmelo, lasciate un commento bravo pirla, no scherzo, che poi si infiammano tutti e impazziscono, no. E no, scherzi a parte, mi sono fatto fregare qua, ho fatto un errore, perché io, sapete, sono un po' troppo in FOMO ogni tanto su Ethereum, ho visto questo potenziale costrutto di bottom, l'ho visto ritestare tutto, sono voluto entrare, ho messo lo stop loss qua sotto, adesso lo lascio perché comunque non ha senso chiudere adesso la posizione che è così vicina allo stop loss che poi magari perdo l'ultima opportunità di ripartenza, però al momento su Ethereum può diventare interessante nel caso in cui appunto va a fare un bottom reale, quindi una W in questa configurazione, tac e tac, ok? Questa è lo scenario interessante su Ethereum, altrimenti non ci vedo tanti spunti di long. Poi invece era interessante, dov'è? Cava, se non erro, eccolo, perché guardate Cava. Allora, se mi va a chiudere il settimanale sopra i 9.900 qualcosa, che è questo livello qui, diventa un potenziale bottom, una specie di cup and handle, se ci fate caso. È impazzito, eccolo. Allora, in sostanza, vedete, qua ha fatto un low e qua un tac, un higher low, un cup and handle sembra. L'unico contro di questa cosa è che qua c'è un po' di casino, no? Ci sono un po' di shadow, ci sono stati un po' di tentativi di violazione, mai riusciti, eh? Però ecco, se andiamo a chiudere qua vicino, appiccicati proprio al livello, non lo so se mi fiderei. Però se facciamo una chiusura decisa, ok, decisa, che mi dice bene, è superato il livello, quello me lo deve dire con chiarezza e inequivocabilità, se si dice così, allora si può andare a cercare il long, si può andare a cercare il long esattamente da queste parti, ok, 9.900 e dintorni, perché di fatto Cava potrebbe essere in procinto di fare un costrutto di bottom e quindi avere un'altra fase rialzista che potrebbe valer la pena seguire, soprattutto se poi le altcoin, la dominance inizia a calare e quindi ci fosse un po' di alt season. Vediamo, insomma, c'è un po' di carne al fuoco, dai, non è più noioso questo mercato, anche se ogni tanto sembra, perché quando le altcoin stanno così ferme, che Bitcoin è lì che non si sa, fa falsi movimenti, uno dice ma che due scatole, dov'è finito il più 20%, meno 10% ogni giorno? Quando poi succede, insomma, bisogna farsi trovare pronti, perché costruire bene una posizione in anticipo
è la chiave poi per sfruttare i momenti di volatilità. E quindi, insomma, bisogna pianificare, fare i pianificatori. Io con questo vi saluto, vi ho tenuto anche abbastanza, direi. Grazie per avermi seguito, grazie a chi si è abbonato, ormai lo dico sempre perché mi gasate quando vedo Carlos Matos che urla BitConnect, perché vuol dire che qualcuno si è abbonato. Ricordo che chi Amazon Prime può abbonarsi gratuitamente, però va rifatto purtroppo ogni mese, è una rottura di scatole, ma vi ringrazio se avete voglia di farlo. Per voi a costo zero, per me è una piccola donazione. Noi ci vediamo questo lunedì, vi auguro un buon weekend e vediamo se anche questo weekend, che lo scorso ci ha fatto il nuovo massimo, vediamo se adesso Bitcoin si mette a fare i movimenti nel weekend, non lo so. Ci teniamo aggiornati, ci teniamo sul pezzo e noi appunto ci vediamo questo lunedì. Poi la prossima settimana ho tanti bei contenuti da portarvi, quindi state, vi voglio carichi perché mi piacete così, ecco. Bene, buona serata e alla prossima e fate i bravi.